Hashtag parole in rete. La puntata di quest'oggi è dedicata a due parole importanti. Uno è letteratura e l'altro è sport, perché stiamo parlando di un premio arrivato all'ottava edizione, il premio Geremia, che mette insieme appunto la letteratura, lo scrivere di sport, esperienze di atleti, la vita, il passato, l'attività sportiva di atleti importanti che hanno fatto la storia nel mondo dello sport. La premiazione ne vede sei, tra cui uno che ancora oggi, diciamo, è sulla cresta dell'onda, è considerato la leggenda nel calcio, è Franco Baresi, ma molti altri, anche un premio alla carriera. Ne abbiamo approfittato per parlare con alcuni di loro, raccogliere le loro testimonianze e i loro racconti, perché letteratura e sport vanno insieme, significa portare quello che è l'esperienza, la voglia di fare anche agli altri. Sono orgoglioso prima di tutto di essere qua oggi e ricevere questo premio. Io ho deciso di scrivere perché i miei amici, l'amico Federico Tavola, dove mi ha aiutato poi a scriverlo, volevamo così raccontare cosa c'è dietro al successo, che libero di sognare si può, libero di sognare è proprio il titolo dove ognuno di noi credo che debba sempre coltivare la propria passione al massimo e crederci sempre. Quindi descrivo un po' quello che io ho affrontato, quello che ho dovuto rinunciare, ma riuscire poi ad ottenere quello che magari mai avrei pensato da bambino. Quindi è un messaggio, spero, positivo e di ispirazione verso i giovani. Libro di sognare parte dalla cultura contadina da dove lei nasce e vive appassionatamente anche, perché proprio è dentro di lei. Sì, insomma, parliamo degli anni 60, quindi i tempi erano molto diversi, c'era anche poco, quindi i bambini si accontentavano di poco. La mia passione per il calcio poi è quella che mi ha dato il là a tutto. Ho vissuto in un ambiente semplice, però con valori importanti che mi hanno poi trasmesso e aiutato nella mia crescita, nella mia formazione, che ho portato sempre nel mio percorso. Quanto l'hanno forgiata come uomo e come calciatore? Vabbè, molto, molto. Sono stati, Quanti termini, anche nel beh, io gioco? credo che sia stato fondamentale capire, avere il rispetto, l'educazione, capire la persona che hai davanti, che prima c'è sempre la persona e poi l'atleta, e quindi è fondamentale l'aspetto umano. Un'ultima domanda, Franco, sei entrato nel cuore di tanti tifosi, ma anche di tanti allenatori, perché il mese scorso al Festival di Trento, Capello, parlando di giocatori che rappresentano la bellezza nel calcio, ha detto subito Franco Baresi. Beh, grazie, no, ma io ho avuto allenatori importanti che mi hanno insegnato, io ho cercato sempre di essere me stesso sempre e non dimenticare mai le mie origini e ripeto, avere rispetto di chi ti circonda, se ho l'affetto e la stima dei compagni sempre,
vuol dire che qualcosa di buono ho lasciato, che ho sempre cercato di essere disponibile, ecco, questo è fondamentale. Da quel ragazzino timido che lei era, si descrive nel libro, è rimasto ancora? Ma no, ma il mio carattere è sempre quasi uguale, forse così, l'esperienza mi ha aiutato molto a imparare determinate cose, ma il mio carattere è questo e mi sfogavo poi in campo. Una vita passata al Milan, diventato parte del Milan stesso ed è l'emblema di tutti i tifosi francobaresi. Beh sì, sono cresciuto al Milan, è sempre stata la mia squadra e quindi ho finito al Milan e ancora oggi lavoro per questa società e quindi per i tifosi sicuramente c'è un forte legame. Mai un tentennamento? No, no, è sempre avuto me anche riconoscenza verso questo club che mi ha aiutato, che mi ha fatto crescere, che ha aspettato la mia formazione, che mi ha lanciato, quindi sono sempre stato, ho cercato di essere poi riconoscente. Lei ha fatto tante partite, ha visto tante città, ha fatto mondiali. Qual è il mondiale che più l'ha tenuto col fiato sospeso, l'ha fatto emozionare? E che... Beh, io ho fatto 3 mondiali, ma tutti e 3 devo dire che... diversi, ma tutti con grande emozione, perché dall'82, anche se non avevo mai giocato, siamo diventati campioni del mondo, per me è stata un'esperienza fantastica. Nel 90 in Italia sappiamo com'è andata e quindi c'era un'attesa, un entusiasmo incredibile, è stata una grande emozione. E poi il 94, dove racconto appunto nel libro, nell'ultimo capitolo, quello che ho vissuto dopo l'infortunio al ginocchio, e quindi racconto tutto quello che ho attraversato. Penso vedere la signora, che sia tifosissima, sì. È giusto? Vabbè. Io più che partire con questa non posso fare. Vabbè, certo, è Milan. Però c'è quel mondiale quando era bambino che l'ha un po' amareggiata, è andato a letto un po' sconfortato. Avevo 10 anni, erano le prime partite che riuscivo a vedere, quindi insomma, anche lì è stato bello perché... Poi dispiaciuto per come è andato, ma mi ha anche stimolato, insomma, alla fine, perché poi riuscire a giocare dopo 24 anni, a 34 anni, una finale, sempre Italia-Brasile, è incredibile. Un'ultima domanda poi lascio ai tifosi è: quanto è cambiato secondo lei il calcio dai suoi tempi ad oggi con giocatori che sono delle star ormai, non sono oltre il giocatore? Ma il calcio bisogna adeguarsi, insomma, il cambio è cambiato molto. Gli interessi, le attenzioni, l'arrivo dei social, quindi bisogna essere bravi a gestire tutto questo. Quando ho saputo poi chi ha premiato Franco Baresi, io sei bravissima persona, simpaticissima, però mi ricordo benissimo il gol che mi hai fatto, perché a suo tempo sei il presidente del Pavo in Serie A e mi hai fatto gol. Mi ricordo precisamente il lato, come hai insegnato, sono rimasto di sale, perché sono bravissimo come difensore, come libero, però come attaccante lì qualche problema, eh? E hai fatto gol al Pavo, per cui sono rimasto malissimo. Mi ricordo ancora, però ti ricordo come una brava persona, un grande difensore. Sognare si può, come è capitato a me, e quindi vuol dire che crederci nella professione che si fa, in tutte le professioni.
quindi coltivare la propria passione sempre, con tutte le proprie forze, con coraggio, con determinazione, e credo che poi si possano raggiungere traguardi che magari da bambino non si sogna magari di raggiungere. Lo sport è un veicolo importante per la nostra crescita, per la nostra formazione, ma credo che siano importanti anche le persone che stanno con i giovani, perché credo che abbiamo una responsabilità enorme, far sì che alimentiamo la loro passione, il loro entusiasmo, che è importante poi farli crescere in libertà, senza troppe pressioni, senza troppe tensioni, e riuscire a valorizzare il talento che uno ha. La mia storia è la storia di una bambina che ha un incidente all'età di 18 mesi e si ritrova paraplegica, ma una bambina che ha una grandissima voglia di vivere, che pensa che i limiti siano solo nella testa e che ha voglia di fare. Ad hashtag Parole in Rete anche Francesca Porcellato, atleta paraolimpica che diventa anche scrittrice con la rossa al volante. Perché questo nome a questo libro? Ma è il mio soprannome, il mio nickname sportivo, e me lo sento attaccato e mi impersonifica, e dunque perché no? È la storia della mia vita sportiva e non solo, e dunque non poteva che chiamarsi La Rossa Volante. Allora, è un libro importante che parla di tutta la sua vicenda, la sua storia, partendo dal famoso incidente. Sì, un libro che parla appunto della mia infanzia, della mia vita e soprattutto delle mie 11 Paralimpiadi, dei miei risultati sportivi, e non solo risultati sportivi, ma dietro le quinte di tutto quello che c'è dietro alla vita di un atleta. Preparazione, fatica, sudore? Vittorie, sconfitte, momenti felici, momenti meno felici, un po' di tutto. Cosa rimpiange e cosa ricorda? Ma allora rimpianti pochi, ricordo tante belle cose, perché comunque la vita ti toglie ma ti dà molto, e la cosa più bella è quella di saper apprezzare i momenti belli e ricordare soprattutto quelli. Vedere come il mio fisico, la mia mente e il mio cuore si è adattato a diverse discipline. La mia vita è una sfida e la vita sportiva lo è altrettanto. Ecco perché tre discipline differenti sono capitate per caso, non sono state cercate, sono capitate per caso, ma io ho accettato la sfida e ho cercato di vincerla, e penso di avercela fatta. Lo sport mi ha regalato tantissimo, mi ha formato soprattutto come donna, come persona, e ha fatto conoscere me stessa, che è la cosa più importante. Quando si ha la completa conoscenza di se stessi, poi si può andare ovunque, e questo lo sport me l'ha regalato. Mi ha regalato la capacità di fare breccia nelle persone. Io ho una disabilità da quando avevo 18 mesi, acquisita nei primi anni 70, quando la disabilità era tabù, e lo sport mi ha dato le armi per abbattere alcuni muri, non tutti, però parecchi, e cambiare la mentalità delle persone. Questo è quello che ringrazio dello sport. Gianluca. Insegnano quando inizia a giocare.
cosa, io ho semplicemente cercato di mettere in pratica quello che i miei genitori in rugby mi avevano insegnato. Anche la carriera, cosa significa per lei? Beh, per me è molto importante perché è un premio che viene assegnato dall'ASCOM in una città che ho scelto come mia città dove vivere, perché io non sono di Padova, mi sono trasferito a vivere qui assieme a mia moglie Francesca Bortolozzi e qui lavoriamo e qui insegniamo, abbiamo la nostra palestra di scherma dove cerchiamo di continuare la tradizione di famiglia e soprattutto la tradizione padovana. È difficile trovare nuovi campioni? Beh, è sempre difficile anche perché ci sono tante tentazioni che portano i ragazzi un po' lontano dallo sport. Noi cerchiamo in tutte le maniere di far capire ai ragazzi che quello che è importante non è la vittoria e il successo, però è quello di essere coinvolti in uno sport che può dargli delle motivazioni, può dargli un'educazione, può aiutarli a crescere. Quanto ha aiutato lei lo sport? Quanto? Quanto l'ha aiutata lei lo sport e il tipo di sport? Beh, oggi se sono quello che sono, padre, marito e insegnante, lo devo a chi ha avuto fiducia in me quando ero giovane e mi ha fatto fare questo sport fantastico. Siete, quale consiglio a dare ai ragazzi di oggi per avvicinarsi a ogni tipo di sport? Beh, io credo che i ragazzi dovrebbero essere consigliati prima di tutto dalle famiglie, poi dalla scuola e incentivati e aiutati dalla scuola a fare più sport, perché un ragazzo che fa sport sa organizzarsi meglio i compiti, sa organizzarsi meglio i tempi, diciamo, per lo studio, e quindi bisognerebbe proprio fare capire che lo sport è un valore aggiunto per ogni ragazzo.